Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Face to Face. Oggi è qui con noi Cesare Risi, direttore commerciale area centro-nord di Quinto Network. Buongiorno Cesare. Buongiorno Flavio, grazie per avermi invitato a Simply Bits. Piacere nostro di averti qui con noi. Cesare è una figura storica della cessione del Quinto, ha iniziato con varie società, passando per TX Finanziaria e approdando adesso in Quinto Network, che è un agente in attività finanziaria che opera per Santander Consumer Bank. Esatto. Oggi con il tuo incarico hai, come dire, l'incarico di sviluppare le attività di Quinto Network, però raccontaci intanto come siete oggi posizionati sul territorio e dove siete già presenti. Perfetto, in questo momento siamo posizionati, diciamo, sulla dorsale adriatica e soprattutto in Puglia, in Basilicata, in Abruzzo, in Molise e in Campania. E il nostro intento è quello di riportare il marchio Santander e il marchio Quinto Network SPA nelle altre regioni dell'Italia che sono il Lazio, la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e in tutto il Triveneto. Quante persone ipotizzate di inserire da qui a fino anno? Ma da qui a fine anno pensiamo, ipotizziamo di inserire circa una ventina di persone. E che tipo di persone state cercando? Stiamo cercando delle persone che siano, diciamo, o meglio che abbiano una piccola infarinatura nel quinto dello stipendio, che abbiano i requisiti OAM che sono ormai alla base per poter sviluppare questo, lavoro e soprattutto che abbiano un minimo di portafoglio. Poi sarà nostra opera portarli ad arrivare a fatturare il giusto per guadagnarsi il tot che basta Quindi sarete voi a seguire anche chi oggi non è uno specialista della cessione del quinto a diventarlo e a crearsi il suo portafoglio e le sue capacità. Sì, diciamo di sì, non abbiamo una vera e propria academy come tante altre strutture, ma l'esperienza che abbiamo in questa struttura ci permette di poter creare e formare delle persone che riescano a sviluppare questo tipo di lavoro. Chi è interessato oggi a mandare una candidatura a Quinto Network, come deve fare? Ma i canali che utilizziamo noi sono quelli tramite Simply Biz sicuramente, quelli dei social normali, perché penso che sia più presente io sui social che qualsiasi altro nel nostro settore. E poi direttamente via mail alla nostra mail dedicata che è info@quintonetworksPA.com. E sul sito, cioè, E ci sono le sul indicazioni anche sul sito sito istituzionale. istituzionale ci sono le indicazioni, sì. Proprio sfruttando la tua esperienza, perché consiglieresti a un agente, a un piccolo agente, a un collaboratore di venire a lavorare con voi? Ah, diciamo che fondamentalmente sono due le cose principali che differenziano ancora il prodotto Santander dai prodotti normali bancari di Quinto, se si possono chiamare così. Quindi facciamo qualche operazione che onestamente non tutti fanno, stiamo puntando su dei rami un po' particolari, soprattutto sul privato. E poi perché comunque sia con i lead profilati che diamo noi ai nostri agenti e ai nostri collaboratori riusciamo comunque sia a farli navigare abbastanza bene e fatturare abbastanza bene. Benissimo, allora come al solito ti ringrazio intanto e poi come al solito noi verifichiamo che quanto viene detto sia avvenuto oppure no, spero che sia andato meglio di quello che ci hai raccontato, quindi magari fra 6 mesi ci rivediamo e ci racconterai di come saranno andate le cose. Bah, io vi ringrazio e sicuramente ci vedremo a fine dell'anno per vedere se i risultati li abbiamo ottenuti. Grazie Cesare, arrivederci. Grazie Flavio, arrivederci a tutti.